L'uomo arriva alla porta della camera da letto e bussa alla porta. Si spaventano. Il ragazzo cerca di spiegarsi. Gli chiede di stare zitto. L'uomo arrabbiato strappa la lettera di dimissioni, poiché pensa che sia ingiusto. L'uomo sta esaminando vari documenti. Sua moglie è a letto felice e gli chiede se sa che giorno è, ride e dice che non ha dimenticato. Suggerisce ai due di brindare. Beh, stai festeggiando il tuo anniversario di matrimonio. L'uomo dice che è stufo del lavoro dell'azienda. Chiede di metterlo da parte per un po' e cerca di renderlo sensuale per suo marito. Il cellulare squilla e lui risponde che deve rispondere. Quando rispondi, è qualcuno del lavoro. Saluta e chiede se è successo qualcosa di importante. Chiede all'uomo di recarsi immediatamente in azienda. È sorpreso e dice che sta andando, e tra 10 minuti arriverà. E saluta il collega. La donna chiede se è grave. Dice che è qualcosa di importante. La donna commenta che pensava che loro due avrebbero trascorso un momento da soli. Ma lui nega e dice che ha molto lavoro per l'azienda e deve andarsene. La donna si arrabbia e gli chiede se pensa solo a lavorare e nient'altro. Dice che è necessario. La donna chiede come andrà il loro anniversario di matrimonio. L'uomo dice che stanno insieme da 20 anni e che può aspettare. Gli chiede se ha intenzione di lasciarla così, ma l'uomo non ascolta e va in compagnia. La donna commenta che non crede che lo farà. Mentre esce dalla stanza, incontra il ragazzo. I due si fermano e sembrano impacciati. La donna continua a scambiare sguardi con lui. L'uomo è in azienda. Chiama la segretaria. E commenta che deve finire presto questo rapporto. Chiama di nuovo la segretaria. Ma lei non ascolta. Suo figlio chiede di dire qualcosa. Commenta che ha fretta. Tuo figlio dice che la moglie di suo padre piange tristemente, perché lui non presta attenzione e si preoccupa solo di lavorare. L'uomo commenta che ha bisogno di lavorare, consegnare rapporti e non ha tempo per prestare attenzione a casa. Poi chiede al figlio di portare la matrigna a fare una passeggiata, a prendere un gelato o qualcosa del genere, perché è troppo impegnato a sistemare le cose al lavoro. Il figlio, tuttavia, pensa che l'atteggiamento del padre sia sbagliato. Il ragazzo chiede alla matrigna di sedersi. È un po' depressa per la situazione di suo marito. Le chiede se sta bene. Lei dice di no. Le chiede di non preoccuparsene. La donna chiede come fregarsene, perché il marito parla solo di lavoro. Il ragazzo dice che ha provato a parlare con suo padre poco fa, ma non gli importa davvero, e la lascia lì sdraiata, e non le dà l'attenzione che merita. La donna dice che la fa stare male e si sente poco apprezzata. Questo non è quello che voleva, e inoltre, ha dei desideri. Il ragazzo è impotente. E commenta che suo padre le ha persino detto di portarla fuori, fare qualcosa di carino. La donna chiede se è grave. E sii felice. Il ragazzo dice che potrebbero uscire a divertirsi. La donna dice che è stata un'idea di suo marito, va tutto bene.
Il ragazzo dice che allora è d'accordo. Lei chiede cosa intende. Lui risponde: devono uscire a divertirsi un po', e commenta che adesso non ci andrà, perché suo padre gli ha dato quei documenti da controllare. Chiede se ci vuole tempo. Dice di no, perché è veloce. Sono solo documenti contabili, roba stupida. Chiede se può dire qualcosa. Dice di sì. Dice che ha un segreto. Di qualcosa all'orecchio. Lui ride e dice ok. Dice che lo aspetterà. Si alza e se ne va. La squadra dall'alto in basso. L'uomo sta discutendo con sua moglie, dicendo che non la ascolterà lamentarsi del suo lavoro. Il ragazzo rimane nella stanza, ascoltando l'intera discussione. Ed è sorpreso, perché la lotta è brutta. La donna si lamenta con il marito. Chiede se manca qualcosa per lei in casa. Lei dice di sì, è scomparso. L'uomo, tuttavia, lo trova assurdo. La donna si lamenta di nuovo e dice che non le presta attenzione. Poi dice che anche nel giorno del loro anniversario di matrimonio l'uomo voleva solo sapere del lavoro e non voleva nemmeno fare qualcosa insieme a lei. L'uomo risponde che aveva bisogno di risolvere questioni di lavoro. La donna, molto arrabbiata, dice che non porti il lavoro a casa e anche così fa quello che non dovrebbe. L'uomo dice che non lascerà l'azienda per chiacchierare con lei e l'anniversario di matrimonio viene festeggiato più tardi. Non le piace. E l'uomo completa dicendo che è stato con lei per 20 anni e non gli è mai mancato niente e ora lei ha quella conversazione sbagliata. È insoddisfatta e non è d'accordo con l'uomo. E digli di stare calmo, perché non gli darà più fastidio. L'uomo la ringrazia e dice che è un bene che sia stata commossa, perché è necessario occuparsi delle cose in azienda. La donna gli chiede perché non si trasferisce in azienda e non ci vive, visto che la ama tanto. È sarcastico e dice che è una buona idea. E lei dice che gli farà bene, dato che gli piace così tanto la compagnia. L'uomo manda sua moglie a leggere un libro o guardare, per smettere di essere noioso. Il ragazzo è nella stanza, sta ancora ascoltando l'intera discussione, ed è stordito da tutto ciò. La donna dice all'uomo di stare calmo, perché è creativa e troverà sicuramente qualcosa da fare. L'uomo dice che ora lavorerà e le dice di essere creativa allora. Poi si ritira. Rimane nella sua stanza, pensierosa. Il figlio chiede perché il padre non presta attenzione a sua moglie. L'uomo dice che questa è la seconda volta che suo figlio lo infastidisce. Il ragazzo dice che ha torto. L'uomo inizia a dire che anche suo figlio è noioso, e dice che siccome ci tiene, dovrebbe uscire con la matrigna in un centro commerciale, comprare qualcosa, andare al cinema, bere una birra. Invece di disturbarlo, il ragazzo è sbalordito mentre suo padre pensa e pensa che sia brutto. Quindi manda suo padre a occuparsi dell'azienda. E si siede lì, sorseggiando il suo drink. Vede la sua matrigna sul divano e va a sedersi accanto a lei. Chiede cosa è successo. Dice che non era niente. Chiede se si tratta di suo padre.
Dice che suo padre l'ha lasciata sola di nuovo. E lei è scoraggiata da tutto questo, e non sa cosa fare. Il ragazzo commenta che ha provato a parlare di nuovo con suo padre, ma senza successo. Poi gli tocca il braccio e dice che suo padre ha chiesto loro di divertirsi. La donna sorride e dice che l'ha fatto davvero. Il ragazzo le chiede cosa ne pensa. Alla donna piace l'idea e suggerisce di iniziare a divertirsi. I due iniziano a flirtare tra loro e poi vanno in camera da letto. L'uomo arriva in azienda e dice di essere venuto il prima possibile. Il tizio della compagnia dice che non ha buone notizie e ti dà un pezzo di carta.